Buongiorno a tutti amici di YouTube, tifosi rossoneri e rivali, benvenuti sul mio canale. Ragazzi, ragazzi, arrivo tardi ma arrivo. Purtroppo causa impegni personali, motivi miei, non ho potuto fare i video questi giorni. Ieri abbiamo assistito a Milan-Roma, una partita giocata veramente di merda, una partita giocata male, una squadra piatta, una squadra molle, una squadra senza idee, una squadra nervosa, una squadra che non ha un'identità data da un allenatore inesistente, come ho già detto e ripetuto ormai da tempo, da anni. Questo allenatore ha molti limiti, De Rossi l'ha studiata bene, l'ha messa in campo come doveva la squadra, ha annullato il nostro Leao e Teo, bella la mossa di El Shaarawy a disturbare Leao quando noi attaccavamo e a disturbare Teo nella fase di attacco della Roma. Un De Rossi che ha messo in tasca Pioli, un De Rossi che ha dimostrato a Pioli come cazzo si gioca a pallone. Questo è un allenatore limitato. Questo è un allenatore che è arrivato. Voglio ancora vedere i Pioli out che continuano a difendere lo schifo, continuano a difendere questa inesistenza di mentalità, di carattere, di voglia, di gioco. Ieri una squadra veramente inguardabile. Una squadra che non solo va sotto di un gol dopo 17 minuti, ma bisogna attendere l'ottantesimo e passa per vedere cambi. I cambi che poi hanno dato qualche scintilla con Chukwueze davanti, sicuramente un buon giocatore, usato poco, perché questo è un allenatore che sa bruciare tutti i giocatori. Poi in combinazione vanno via dal Milan, sono tutti forti. Guarda Salismakers e guarda tanti altri, anche lo stesso De Ketelaere. Poi vengono a ripetermi il peso della maglia, San Siro non è come giocare a Bergamo, non è come giocare a Bologna. Tutto vero, ma noi facciamo cagare. Anche chi questa maglia la sa indossare non viene assolutamente motivato, non viene preso per i coglioni, come dico io, non viene motivato. Questo è un allenatore veramente incredibile. A fine partita ha pienamente ragione, il primo gol nasce su un fuorigioco, non ho nulla da dire, ci mancherebbe altro. C'era il fallo di Abraham in area di rigore di mano. Tutto vero ragazzi, ma il Milan non ha fatto niente per vincere, il Milan ha fatto cagare. Il Milan per vincere ha fatto niente, un gioco veramente schifoso, una squadra schifosa a livello di gioco, a livello di testa, a livello di tutto. Tanto nervosismo, idee confuse, questo è un allenatore che al Milan da 5 anni ancora non riesce a dare la mentalità vincente, non riesce a dare una quadra, non riesce a trovare soprattutto soluzioni. Quando tu fermi Leao e Teo e fermi bene anche Pulisic, questa è una squadra che non fa più una emerita minchia. Grazie a un allenatore che non ha mai provato altre soluzioni, non ha mai provato altri schemi. In 5 anni ha sempre giocato alla stessa maniera, ha sempre continuato sulla sua strada becera, sulla sua squadra perdente. Facile battere Lecce, facile fare i fighi con l'Empoli, facile fare i fighi con tutte queste squadre qua. Quando arrivano le partite che contano, le partite dove bisogna dimostrare e fare il salto di qualità, questa squadra vale veramente poco. Ma non è il valore della squadra, è il valore dell'allenatore. Un allenatore è arrivato, e anche se a ritorno il Milan la ribalta, io rimango della stessa idea. Questo allenatore deve andare via, come ho detto ad agosto, può vincere anche la Champions League. Questo allenatore se ne deve andare. Per il bene del Milan, per il bene di una società gloriosa, ci va un allenatore cazzuto, con garra e che li tenga per i coglioni, non che comandano i calciatori. Leao andava tolto molto molto prima, ma non lo toglie mai, perché ha paura, alla fine è stato costretto, perché mancava poco. Poi la discussione se i fischi sono a lui, sono a Leao, a me non me ne frega un cazzo di chi sono i fischi e a chi sono i fischi. Quello che mi interessa è che sto allenatore si leva dai coglioni, per il bene del Milan, per il bene di questa squadra gloriosa. Chi è con Pioli è complice, chi è con Pioli si merita 20 anni dei campionati e delle competizioni del genere. Vergognosi e inaccettabili. Pioli out e che con lui è complice di tutto ciò. Senza parlare di una dirigenza incompetente,
di un Ibrahimovic che fa presenza, mangia soldi, ma non sta portando nulla, perché lui fuori dal campo non ha assolutamente esperienza, e voi tutti lo sapete molto bene. Che dire, la Roma vince meritatamente, nonostante l'arbitraggio, ha giocato come doveva giocare, è venuto a Milano a fare la partita che doveva fare, bravo De Rossi, ha dimostrato di avere garra, di avere coglioni rispetto a quel nostro allenatore incapace, cagone. Questi sono i risultati, vedremo quello che accadrà giovedì prossimo. Ma non sono così fiducioso vedendo appunto questa mentalità e questo allenatore incapace che per fare dei cambi aspetta 5-6 minuti alla fine, che ormai non serve più a un cazzo. Una partita che poteva drizzare, poteva cambiare, ha deciso di iniziare a fare i cambi dall'80esimo minuto in poi. Pioli out, chi è con Pioli è complice e dovete andarvene a fare in culo. Perché siete incompetenti appoggiando un allenatore montato, sopravvalutato e, ripeto, incompetente come tutta la nostra società. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio da Jerry e sempre forza, vecchio cuore, rossonero.